piccolo gregge in mezzo ad una società multietnica che conta più di 1.300.000.000 di persone, l'inculturazione della fede è un fenomeno che richiede continua attenzione. Sebbene sia tuttora ostacolata da vari fattori storici, la Chiesa Cattolica in Cina continua ad esprimere il proprio messaggio di salvezza, in consonanza con le sue tradizioni millenarie. È ciò che emerge dalle pagine del libro Il Vangelo oltre la Grande Muraglia, sfide e prospettive del cristianesimo in Cina, di King Sheung Chiaretto Yan, ricercatore presso l'Istituto Universitario Sofia di Loppiano. Recentemente tradotto in italiano e pubblicato dalla casa editrice EMI, il testo ripercorre la storia della diffusione del cristianesimo in Cina, dal V secolo ad oggi, evidenziando quanto il seme della parola del Cristo trovi nella cultura orientale un terreno in cui crescere e portare frutto. Con noi l'autore del libro. E nella cultura cinese mette molto in rilievo i rapporti. E infatti Confucio, 500 anni prima di Cristo, ha detto sotto il cielo una sola famiglia. E, lui ha detto anche che dentro i quattro mari siamo fratelli. Cina ha la sua cultura millenaria. E poi certamente la natura della Chiesa Cattolica deve essere salvaguardata. E il fatto che la Chiesa in Cina oggi non è ancora in piena comunione con la Chiesa universale, questo presenta ancora una problematica. Se è vero che il processo di integrazione di una religione all'interno di una cultura si compie sempre attraverso piccoli passi, nel caso della Cina sembra essere necessario molto più di un semplice adattamento alle tradizioni locali. Ne è convinto Agostino Giovagnoli, docente di storia contemporanea presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. C'è un detto cinese per cui un cristiano in più vuol dire un cinese in meno. È molto duro per noi capire questo, vuol dire che il cristianesimo è considerata ancora una religione straniera. Quindi questo è il grande problema. In un paese in cui solo il 4% degli abitanti sanno che cosa vuol dire la festa del Natale o chi è Gesù Cristo, è chiaro che il vero problema è quello di una presenza più larga, di un annuncio più intenso, per essere, come dire, incarnati nella realtà cinese di oggi. A ciò si aggiungono la pressione e le limitazioni esercitate ancora dal governo. C'è questa idea che tutto deve essere sotto controllo, quindi anche le religioni devono essere sotto controllo, devono essere dentro degli spazi ben definiti, devono rispondere alle autorità del governo. E naturalmente questo è un problema, è un limite, diciamo, che però riguarda in qualche modo tutte le religioni.